Stiamo leggendo, lo sappiamo bene, il libro degli Atti degli Apostoli, che è il quinto libro del Nuovo Testamento ed è anche il secondo libro scritto da San Luca, evangelista. Noi sappiamo che i Vangeli sono quattro, uno dei Vangeli è stato scritto da San Luca, questo medico greco, compagno di missione di San Paolo, e San Luca ha scritto anche gli Atti degli Apostoli, che sono gli Atti degli Apostoli un libro straordinariamente interessante, bello. Io lo definisco delizioso perché è agile, scorrevole da leggere, non è per nulla difficile, è il resoconto ordinario e straordinario, naturale e soprannaturale allo stesso tempo della vita della Chiesa delle origini. Quindi è quella continuazione della vita di Gesù morto e risorto, della sua presenza nella storia. E dicevo già l'altro giorno che il libro degli Atti si può dividere in due parti, il libro degli Atti degli Apostoli. Una prima parte ha come protagonista Pietro, San Pietro Apostolo, e va più o meno fino al capitolo 12. Poi c'è dal capitolo 12 al capitolo 28 la seconda parte che ha come protagonista Paolo, San Paolo. Attorno a questi due apostoli, che rappresentano poi le due anime della Chiesa, quella istituzionale e quella carismatica, si struttura tutto il libro degli Atti. Però qua e là ci sono anche altri personaggi, come ad esempio in questo capitolo 8, che è il capitolo, come abbiamo ascoltato, che parla di Filippo. Ecco, questo Filippo non è l'apostolo Filippo, ma è uno dei sette diaconi, che si chiamava pure Filippo, quindi era un compagno, un amico di ministero di Santo Stefano. E questo episodio degli Atti degli Apostoli è tutto costellato di eventi soprannaturali. All'inizio, ecco, c'è un angelo del Signore che parla a Filippo, quindi Filippo ha, il diacono Filippo ha l'apparizione di un angelo, la visione di un angelo, anche se apparizione e visione non sono propriamente la stessa cosa. Poi c'è un episodio con il carisma dell'agilità o della bilocazione, perché il diacono si ritrova improvvisamente nella strada che da Gerusalemme va a Gaza. Poi c'è il carisma della sapienza, per cui Filippo evangelizza l'eunuco e gli spiega un passo particolare della scrittura, che è un passo del profeta Isaia, che era una profezia della morte, della passione e morte di Gesù, come agnello che viene condotto al macello, no? Come pecora muta dinanzi ai suoi tosatori. E poi c'è ancora un episodio in cui Filippo si ritrova improvvisamente, sempre con un altro episodio di bilocazione o di agilità, dalla strada che da Gerusalemme andava a Gaza, si ritrova nella città di Azoto e arriva a Cesarea. Ecco, noi dobbiamo rifuggire da una visione del mondo in cui il soprannaturale, il miracolo è un'eccezione. La nostra poca fede molte volte blocca l'azione di Dio, perché si dice quando il Signore andò nella sua patria a Nazareth che egli non vi poté operare molti miracoli a motivo della loro incredulità. Quindi la nostra incredulità in realtà
è l'unica cosa che può accorciare il braccio di Dio. Perché di solito, ecco, non è che esiste un mondo naturale che funziona con le sue leggi, e che io uso sempre l'esempio dell'orologio, no? A cui Dio avrebbe dato la corda, quindi il mondo naturale agisce con le sue leggi, eccetera. Poi ogni tanto Dio interviene nel mondo, e lui che è l'autore delle leggi della natura sospende le leggi della natura. No, non è così. Dio è sempre presente nel mondo. E qualche volta egli fa vedere la sua presenza, ma in tutti gli eventi della nostra vita, soprattutto quando sembra che è il caso che agisce, ecco, la sua azione è diretta. Il caso, diceva un autore, è la firma di Dio quando Dio vuole agire senza farsi vedere, in modo anonimo. Però egli agisce sempre. E la dipendenza del mondo da Dio non è solo una dipendenza perché Dio ha creato il mondo. La dipendenza del mondo e delle nostre vite da Dio è continua, è ontologica, per usare un termine difficile, è ineliminabile. E questo intervento diretto di Dio, con carismi, con miracoli, con segni, è molto più evidente quando si evangelizza. Ecco, nel momento in cui noi evangelizziamo, allora i carismi si attivano. I carismi sono come delle opportunità, sono come delle cose preziose che dimostrano il loro valore, che entrano in azione soprattutto quando noi evangelizziamo. Per cui se noi ci accostiamo a un gruppo, a una persona, con l'intento di portare Gesù, in quei momenti, più che in altre occasioni, si attivano i carismi ed entra, a gamba tesa, ecco, l'azione di Dio nella nostra vita, nella nostra azione, nel nostro agire. E quindi è importante che noi evangelizziamo, ed è importante che noi usufruiamo dei carismi nel momento in cui vogliamo portare Cristo agli altri. Io lo sperimento giorno per giorno, ma diverse volte l'ho sperimentato anche nella vita parrocchiale. Mi ricordo una volta facevamo i centri di ascolto. I centri di ascolto capitavano proprio nella settimana in cui allora c'erano ancora le suore, in cui le suore erano agli esercizi spirituali. E mi ricordo che quei centri di ascolto riuscirono in una maniera stupenda, straordinaria. E nonostante che chi li animava erano semplici laici, ecco, lo Spirito Santo agì con molta potenza durante quell'evangelizzazione. Perché vedete, Dio non si rende presente agli altri attraverso i nostri ragionamenti, o molto di meno si rende presente attraverso i nostri ragionamenti, ma si rende presente molto di più attraverso l'opera dello Spirito e la sua potenza, le manifestazioni dello Spirito e la sua potenza. Questo lo aveva sperimentato anche San Paolo. Vi ricordate quando al capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, che leggeremo fra qualche sera, egli cominciò a fare discorsi di sapienza, eccetera, castelli in aria, di sapienza, e invece alla fine si rese conto che le persone sapienti non si conquistano con la sapienza, con la cultura, ma si conquistano, si convertono con le manifestazioni dello Spirito e con la sua potenza, cioè con la stoltezza della croce. E l'amore della croce, l'amore di Cristo, è stolto
non è sapiente secondo il mondo. Ecco, un agnello che si fa sgozzare senza belare non ha nessuna furbizia secondo il mondo, ma manifesta quell'amore che conquista coloro che pensano che nella cultura sta la grandezza, nella cultura e nella forza sta la sapienza. In fondo è lo stesso di quello che ha detto Gesù nella prima frase del Vangelo di oggi che abbiamo ascoltato. E Gesù dice così, vedete, il Vangelo di Giovanni capitolo 6, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Questa è una verità, ma è anche una constatazione che purtroppo la Chiesa del nostro tempo fatica a comprendere. Per carità, bisogna anche investire sulla cultura, sulla teologia, sulle facoltà teologiche, sugli studi, sui libri, ma attenzione, se non c'è la grazia soprannaturale non serve a nulla investire sulla razionalità. Tu puoi portare tutte le ragioni di questo mondo a una persona che è lontana da Cristo, ma fino a che quella persona non comprenderà attraverso il sangue dell'agnello sgozzato l'amore infinito di Dio e non vedrà le manifestazioni esteriori dello Spirito anche nella testimonianza di santità di chi vive la sequela del Maestro crocifisso e risorto, quella persona non si convertirà. E molte volte, lo dico con amarezza, anche noi sacerdoti, vedete, non capiamo questo, che lo dice uno che ha tre lauree, tra cui anche un dottorato in teologia, quindi penso di aver anche studiato un poco nella mia vita e di essere, grazie a Dio, anche riuscito nello studio. Ma lo studio non serve a niente se non c'è la preghiera e se non c'è lo Spirito Santo. Non serve a convincere, non serve a convertire. Certo, se lo Spirito lo utilizza, anche lo studio può aiutare un po', la cultura può aiutare un poco, ma forse per dialogare può servire la cultura, ma per convertire no. Non serve il cervello per convertire gli altri, servono le ginocchia che si consumano nella preghiera e fanno scendere lo Spirito. Ecco, questa umiltà dell'annuncio puro e nudo, che comunque è sostenuto dai carismi, è sostenuto dallo Spirito, ci sia insegnato dalla Vergine Maria. La Vergine Maria è il modello della perfetta evangelizzatrice. Lei quando appare non fa discorsi di sapienza, non dà lezioni universitarie, teologiche, ma invita a guardare al suo figlio crocifisso e risorto. Ecco, questa sapienza della croce possa diventare anche la sapienza di noi sacerdoti, di noi che vogliamo portare Gesù agli altri. Così sia.